Cosa significa per lei questa borsa? So che è la punta di diamante tra gli eventi che organizzate con l'associazione delle Forever. Sì, lo è diventata dopo l'edizione dello scorso anno. Lo scorso anno è stata una scommessa, l'abbiamo giocata un po' al buio, è andata bene la prima, è andata molto bene anzi, e quindi abbiamo deciso di ritentare ancora. È evidente che è un grosso evento che coinvolge tante persone, tanti mezzi e quindi dovrebbe meritare in futuro, diciamo, di avere protezione da parte di tutta l'associazione, di tutti i volontari. Quali obiettivi pratici sono previsti dall'associazione grazie ai proventi della Monza Power Run? Sì, noi abbiamo avviato Casa Lele Lori, che è una casa di accoglienza dove ospitiamo le famiglie che hanno dei malati ricoverati all'ospedale di Monza. Stiamo ultimando, diciamo, la copertura finanziaria di questo grosso investimento. Ci sarà poi da destinare una piccola quota per il suo mantenimento, perché è una struttura che noi mettiamo a disposizione gratuitamente. E quindi, a parte, diciamo, questa piccola parte che sarà destinata a Casa Lele Lori, poi i proventi di questo evento saranno destinati all'acquisto di due materiali, di due apparecchiature che ci sono state richieste dal reparto di ematologia, che sono un ecografo e un terminale fotografico per il microscopio elettronico dove ho fatto un'analisi cellulare. Quindi l'impegno è dedicato a questa, sono circa 30.000 euro di costo che contiamo di poter recuperare da questo evento. Quindi continuate a sostenere in parallelo la vostra casa, quella che avete costruito, e l'ospedale, quindi. Sì, abbiamo destinato, diciamo, una parte degli introiti a nuovi progetti, visto che oramai la casa sta piano piano sistemandosi dal punto di vista finanziario. Grazie. Grazie a voi.